Per comprendere bene gli aspetti connessi all'organizzazione del lavoro e alle responsabilità appunto che ne conseguono, è opportuno comprendere bene le responsabilità connesse alla tipologia del lavoro che viene svolto. Il lavoro può essere di due tipologie: abbiamo il lavoro esecutivo-operativo e il lavoro professionale. Il lavoro esecutivo-operativo è caratterizzato dall'attribuzione di mansioni da parte di un superiore gerarchico. In questo caso il lavoratore ha un'autonomia soltanto sul come si fa, cioè sul come svolgere l'attività lavorativa che gli è stata appunto richiesta. In questo caso la sua responsabilità è una responsabilità bassa e limitata, perché è limitata soltanto alla modalità di svolgimento del lavoro che il dipendente, diciamo, sceglie di adottare. Il lavoro professionale, invece, è caratterizzato da un'ampia autonomia decisionale e non da un'autonomia decisionale limitata. Proprio perché è caratterizzata da un'ampia autonomia decisionale, è caratterizzato da un'ampia responsabilità, poiché diciamo, il lavoratore professionale ha maggiori competenze e conoscenze in base al percorso, diciamo, formativo che ha seguito, e quindi, avendo maggiore autonomia, avrà maggiore responsabilità. Chi invece segue diciamo, un lavoro esecutivo operativo avrà un'autonomia limitata e quindi una responsabilità bassa e limitata.